Carlo Appio. No. Lampresa Angela Maria. Sì. Manfredo Guido. Sì. Mariane Daniela. Sì. Melordini Pietro. Sì. Pacchierotti Saverio. Sì. Pacella Giulio. Sì. Teghe Salvatore. No. Cavicchioli Claudio. Sì. Galoppi Luca. Sì. Carli Teri. Sì. Taglietti Tamara. Frate Patrizia. Sì. Peragno Andrea. Sì. Grassini Stefano. Grazie a tutti, buonasera, iniziamo la lavoro del Consiglio, lettura approvazione del verbale della seduta precedente, ci sono interventi, no? Chi approva? Chi si astiene? Chi vota contro? Approvato un'unanimità. Sono tre brevissime comunicazioni, tanto per ringraziare gli organizzatori di Casa di Fiorita, che ha avuto veramente un grande successo. E poi abbiamo presentato sabato il volume di Mario Broci, quindi gli archivi di Casole, un bellissimo volume. Voglio ringraziare la Società Storica dell'Ardenza per aver onorato il lavoro di Giorgio con la pubblicazione della Corale della Miscellanea. Si sono evidenziate molte possibilità di futura collaborazione. E poi giovedì 3 maggio c'è stato l'incontro con i genitori della scuola per la presentazione del programma di pago PA, cioè quindi questo nuovo sistema di pagamenti informatizzati per la scuola, soprattutto insomma, per la pubblica amministrazione, che è stato organizzato dai nostri uffici, perché insomma un passo avanti importante in questa direzione. Abbiamo fatto anche due giorni fa un incontro importante. Due giorni fa, un incontro importante insomma, in residenza con gli ospiti e con la Fondazione Territori Sociali per fare il punto sull'attività messa al momento in prospettiva della ristrutturazione definitiva della residenza. Il progetto è stato presentato alla sovrintendenza di Siena per la ristrutturazione dei miei appartamenti, perché se vi ricordate nel frattempo la ASL in attuazione di specifiche disposizioni di legge aveva chiesto la valutazione sulla definitiva presa d'atto del valore architettonico e storico dell'edificio, cosa la sovrintendenza già aveva fatto e quindi ha posto vincolo sull'edificio, quindi i progetti vanno in sovrintendenza per il parere, i lavori dovrebbero cominciare entro un paio di mesi e concludersi al massimo settembre, fine settembre sostanzialmente. Nel frattempo gli ospiti che sono rimasti, come ho detto, sono quattro, sono monitorati, c'è cioè un'attività abbastanza importante dei servizi, si sono evidenziate alcune criticità e nel frattempo naturalmente si procederà ad affrontarle. E poi diciamo, nella fine estate, inizio autunno, c'è l'attività vera e propria della nuova struttura che poi procederà successivamente con il piano inferiore per il ragionamento dell'altra attività che è prevista. Comunque sta procedendo abbastanza seriamente in questa direzione. Cioè, anche alcuni parenti degli ospiti, c'è stato un confronto importante organizzato dalla Fondazione Territori Sociali. Beh, io ho finito, come sapete, ho uscito un'interrogazione, essendo c'è del rimonto, poi procederemo successivamente. Allora, deliberazione numero 12 del 28-18, avendo oggetto piano della nazione di nuovi di proprietà comunale, integrazione. Se ci sono interventi. Io volevo solo fare una domanda. Accendilo. Sull'integrazione del documento delle realizzazioni degli immobili di proprietà comunale, ho guardato uno di questi, ho guardato dal computer, dal sito del computer, uno di questi riguarda la strada che conduce diciamo, a Pastoreccio, no? Sembrerebbe, da come ho visto io, però posso sbagliarmi, che la strada viene ceduta. Penso che non si tratti della cessione della strada. C'è una permuta.
nell'ambito del piano particolareggiato di Perceto era prevista la realizzazione di una nuova strada che è stata realizzata, e adesso si procede a cedere la vecchia strada che passa a fianco di Pastorecci al castello di Casole, e noi si acquisisce l'altra strada, loro si impegnano a mantenere la strada anche quella interna. Sì. Quindi c'è una nuova strada già percorribile, quindi se vai giù sotto, fatta anche recentemente, si procede, non c'è un'interruzione della viabilità pubblica, anzi loro si impegnano a mantenere anche il nuovo tratto realizzato, quindi a carico della società rimane il vecchio tratto e il nuovo tratto completamente a carico loro, la viabilità pubblica è totalmente assicurata. Sì. Ci sono altri interventi? Se non ce ne sono, mettiamo votazione. Che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, tre voti contrari, immediata eseguibilità, che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, tre voti e un astenuto. Andrea, prego. Variante semplificata, come avete visto dalla documentazione, si tratta della rettifica di due errori materiali che la relazione dell'architetto Capitani spiega abbastanza chiaramente. Se ci sono domande. Attaccato il microfono. Punto 4. Siccome la situazione non mi è chiara, non intendo prendere posizione, quindi il segretario chiedo che scusa se verbalizzi che io non partecipo al voto. Bene, ci sono altri interventi? Se non ce ne sono, mettiamo in votazione che è favorevole, chi si astiene, chi vota contro, chi vota contrari, immediata disponibilità, che è favorevole. Stefano, hai bisogno di un intervento? Nel frattempo ricordo che alle 21 c'è un'assemblea pubblica per discutere sulla manifestazione proposta a caso alle 20. Buonasera, riguardo al rendiconto di gestione dell'anno 2017 si evidenzia dal punto di vista del fondo cassa un avanzo di 727.710 euro, da questo si passa al risultato della gestione finanziaria che a questi 727.710 aumentanti dei residui attivi e diminuiti dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato alle spese correnti e vincolato per gli stessi conto capitale si arriva un avanzo di amministrazione finanziaria di 999.960 euro. Da questo risultato diciamo tolti i fondi di crediti e di dubbia esigibilità che quest'anno il quinquennio di competenza del 2013-2017 sfavorevole diciamo dal punto di vista numerico al quinquennio precedente, cioè all'anno 2012, era più favorevole al comune, volta a 327.000 euro i fondi di dubbia esigibilità. È una media del quinquennio, poi vengono dedotti i fondi anticipazione di liquidità e tutta la parte vincolata che porta a un disavanzo tecnico di 174.138 contro gli 86 del 2016. La composizione di questo risultato va letta correttamente partendo dal 2015, quando avevamo avuto un disavanzo tecnico di 301.769 che abbiamo assorbito con 30 rate da 10.000 euro fino al 2044. Poi c'è stata la sentenza, la sentenza della sezione regionale della Corte dei Conti che ci riportò il disavanzo a 427.000, quindi aumentammo a 14.263
le rate annuali a 30, in 30 rate. Questo ci porta, diciamo, nonostante tutto, a un risultato di 174.000 euro, che è ampiamente al di sotto della somma dei 427.000 dichiarati dalla Corte dei Conti, che attualizzerebbe al 31-12 di 385.091. Per quanto riguarda i fondi di crediti di dubbia esigibilità, come ho detto prima, vengono calcolati nella media del quinquennio, del quinquennio precedente. Quest'anno, in questo quinquennio, si riferiscono, diciamo, a svalutazioni operate nelle entrate correnti non ancora incassate di tasi per recupero degli anni precedenti, sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali, restituzioni di quote capitali da pubblici servizi, rimborso personale comandato in corso di promozione e tutta un'altra serie di voci che avete potuto vedere dalla relazione. Per quanto riguarda, sorvolo il discorso dei numeri e mi piace. Leggo la pagina? Vabbè, ora ho letto la pagina 7, ho spiegato la pagina 7, ora invece vado a spiegare tutta la parte, diciamo, della lettura del bilancio dal punto di vista degli indicatori, che hanno una logica più dei numeri in sé per sé, e mi riferisco a pagina 39. Sono gli indicatori degli indici di entrata e degli indici di uscita. Il primo indice importante nelle entrate è l'indice di autonomia finanziaria, è quello che evidenzia la capacità di ciascun comune di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa. Questi indici vengono riportati in percentuali che vanno dallo 0 all'1, quindi all'unità, e si tratta della somma dei titoli 1 e 3 delle entrate diviso tutti e tre i titoli delle entrate, e evidenziano un indice dallo 0,97 del 2015 allo 0,98 del 2016 e tenuto nel 2017 allo 0,98. Ovviamente assume un significato positivo quanto più il risultato si avvicina all'unità. Un altro indice importante è l'indice di autonomia impositiva, e misura quanto delle parti dell'entrata corrente diversi dai trasferimenti statali o da altri enti sia stata determinata da entrate proprie di natura tributaria. Anche questo può variare da 0 a 1 e siamo in una media dello 0,62, quindi oltre 0,50. Un altro indice da affiancare all'autonomia positiva è l'indice di pressione finanziaria, che è l'indice che misura la pressione finanziaria a cui ciascun cittadino è sottoposto sommando la pressione sia diretta che indiretta. Questo viene calcolato tramite la formula della somma dei primi due capitoli, dei primi due titoli del bilancio, suddiviso il numero dei cittadini. Siamo passati dal 2015 da 784,20 euro pro capite a 738,54 nel 2017. In questo va considerato anche nei due anni 50 unità in meno rispetto al 2015. Il prelievo tributario pro capite misura l'importo medio di imposizione tributaria a cui ciascun cittadino è sottoposto. In altri termini, l'importo che ogni cittadino paga in media per imposta di natura locale. Anche questo viene calcolato con la formula articolo 1 dell'entrata suddivisa dalla popolazione, e nel 2017 è stato pari a 719 euro contro 750 nel 2015. Oltre ad essere diminuita la popolazione, ovviamente non diminuì anche il titolo 1 delle entrate. L'indice di autonomia tariffaria propria è in termini percentuali la partecipazione delle entrate al titolo 1 alla definizione del valore complessivo delle entrate correnti, è l'indice di autonomia tariffaria propria. In questo caso la formula viene fatta con il titolo 3 delle entrate suddiviso il totale di tutte le entrate, ed abbiamo
un indice allo 0,36 in leggero aumento rispetto ai due anni precedenti. Indice di intervento erariale pro capite è l'indice che è un rapporto che viene proposto in un'analisi triennale, misura la somma media che lo Stato eroga all'ente per ogni cittadino residente, finalizzando nell'utilizzo delle spese strutturali e dei servizi pubblici. Qui la formula calcolata è i trasferimenti che abbiamo ricevuto dallo Stato e dagli enti suddivisa alla popolazione. Siamo passati da 21,60 euro al cittadino a 12,67 al cittadino. Oltre ad essere irrisorio, è ovviamente anche dimezzato. E poi ci sono, oltre agli indici di entrata, anche gli indici di spesa. Il primo indice è la rigidità delle spese correnti. E quanto minore è il dato del valore, tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta e del Consiglio in sede delle disposizioni del bilancio. Il valore può variare fra 0 e 0,75. Quanto più il valore si avvicina allo 0,75, tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione, che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese del personale e degli interessi passivi. Questo indice è allo 0,33, somma del costo del personale per interessi diviso il titolo 1 della spesa. Poi c'è l'indice dell'incidenza degli interessi passivi sulle spese correnti, ovviamente non avendo più mutui, ma avendo solo date da pagare, il nostro indice è molto basso, interessi passivi diviso il titolo 1 dello speso è 0,04, rimasto fermo dal 2015, anno in cui si è fatto l'ultimo mutuo, si è impadrato. Poi ci sono l'incidente delle spese per il personale sulle spese correnti, la formula è costo di personale diviso il titolo 1 della spesa è rappresentato dallo 0,30 e non ci siamo mossi da questi valori dal 2015. Spese medie di personale sono diminuite dal 2015 per la diminuzione del numero di dipendenti. La percentuale delle spese di copertura delle spese correnti con trasferimento dello Stato, la formula è titolo 2 entrate diviso titolo 1 e rappresenta lo 0,02. La spesa corrente pro capite misura l'entità della spesa sostenuta dall'ente per l'ordinario gestore rapportata al numero di cittadini. Siamo passati da 1137 pro capite a 1077 nel 2017. Stesso discorso per la spesa in conto capitale pro capite, rapporto e misura del valore della spesa per investimenti che l'ente prevede di sostenere per ciascun abitante. Qui il 2016, il 2015 era 104, il 2016 era 264 per il discorso della scuola, il 2017 è ritornato a 105,85. Abbiamo uno degli ultimi indici, l'indice di incidenza sui residui attivi e passivi, e un valore elevato di questi indicatori esprime un particolare allungamento nei tempi di attuazione delle procedure amministrative e contabili della gestione dell'entrata e riflessioni del tutt'anale che possono essere effettuate in quanto riguarda l'incidenza dei residui passivi. In ambedue casi siamo molto bassi, siamo bassi ma molto bassi, uno 0,24 nei residui attivi, cioè il totale dei residui attivi suddiviso il totale degli accertamenti di competenza, mentre per quelli passivi siamo allo 0,17. L'ultimo indice è l'indice della gestione di cassa. Nelle entrate rappresenta la capacità dell'ente di trasformare in liquidità situazioni creditorie vantate nei confronti dei terzi e abbiamo lo 0,73. Nello stesso indice, nella gestione della spesa corrente, la velocità di gestione delle spese trova nell'anno stesso la trasformazione delle ulteriori fasi della spesa, quali la liquidazione dell'ordinazione e del pagamento. Pagamento di competenze, di fatto impegni di competenza, che ha una percentuale, un'incidenza dello 0,83. Non ho altro. Bene, chi chiede di intervenire? Allora,
cosa sono questi oneri straordinari della gestione urgente per 36.000 euro? Vi faccio una domanda per volta, no, per ma insieme. Vai. Ma tu sei in grado di rispondere, risponderai in grado di rispondere. Fate tutti e fare vabbè, allora, va avanti. Sì, vai. Allora, poi a pagina 18. Pagina 18. Allora, nella tabella entrate per recupero evasione tributaria, recupero evasione IMU su 286.197.000 accertamenti sono stati riscossi solo 57.852.94, solo il 20,21%. Dell'anno di competenza. E recupero evasione TASI su 40.155 accertamenti sono stati riscossi solo 8.585,21, quindi solo il 20,86%. Allora, vista anche per esempio su Dimo una previsione di 400.000 e un accertamento di 286.197, chiedo intanto come vengono fatte queste previsioni, poi sollecito a trovare una soluzione sull'evasione di Montasi, visto che siamo al 20% circa. Posso dare una risposta? Sì, credo. Questo ovviamente non dipende, come disse il sindaco non dipende solo da noi, perché una volta noi abbiamo fatto gli accertamenti, il discorso passa a mano all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di rateizzare l'indebito in 5 anni. Questa parte del 20% non è altro che la parte di competenza, l'ho detto subito, riscossione di competenza. Quindi è la parte dell'anno di competenza. Poi l'anno prossimo ci saranno gli anni di competenza dell'anno prossimo, purtroppo questa è la legge. Non è che poi quando fai il recupero dell'evasione tributaria pretendere di incassare tutto e subito e lo accerti. Noi facciamo l'accertamento, poi passiamo all'Agenzia di Entrata, l'Agenzia di Entrata ha la possibilità di realizzare 60, ma in realtà è 6 anni, 72 mesi. Quindi questa è la parte di incasso di competenza. Pagina 20, sempre la relazione. Allora, pagina 20, per le entrate extra tributarie. Vediamo, siamo contenti, siamo stati riscossi 1.605.157,50 invece che 1.535.306,45 del 2016. Sì, appunto. Quindi siamo contenti che la discussione è stata maggiore. Considerando a fronte, l'ho già detto anche te, di minori trasferimenti statali, che dove su. Siamo a 48.794,70 del 2015 rispetto a 53.689,58 del 2014. Queste voci qui, le entrate tributarie, ecco, chiedo da che derivano, insomma, queste varie voci. So, esempi, sui proventi delle leggi. Alcuni temi. Quindi le bene servizi come te le dico, generalmente non le so. È un dato che si sì, possono avere. Cioè, no, bisogna anche questo di regolarità degli 10, insomma, avere l'esempio un attimo. Ma ora, in tutta la parte qui, questo è un dato generale. Se si va a cercare nella roba che è stata mandata, il lavoro si fa male, sì, si fa male. Cioè, io faccio le domande. Ma fai tutte le domande. Quelle che l'assessore le dava di fuori e ti faranno la spiegazione. Sì, ok. Allora, a pagina 25 vedo il 50% di riduzione di spesa per la formazione del personale. Su questo io ho qualche dubbio, perché a fronte di tutta la diminuzione personale per varie ragioni, morti, pensionamenti, eccetera, ci sono stati, probabilmente si richiedono maggiore capacità professionali, perché molti dipendenti devono gestire in contemporanea anche uffici diversi,
so, io... No, scusa, è sbagliato. Scusa, ma questi sono i limiti a cui si devi rispettare, non è che questi sono... A pagina 25, riduzione disposta, non è una riduzione che abbiamo deciso noi come giunta o noi come cosa, questi sono i limiti di spesa che impone lo Stato. Quindi noi ti si dice che un rendiconto 2023, queste percentuali di riduzione vanno rispettati rispetto all'anno 2009. Noi ti si dice che l'anno 2009 avevamo speso 4.992, il 50% 2.496, noi in realtà nel rendiconto 2017 si è speso 1.690. Mi sono spiegato? No, il limite è 2.496, potevamo spendere fino a 2.496, si è speso 1.690. Ma anche qui non dipende da noi, cioè no, ma ci sono dei metodi di forma, diciamo, i corsi di formazione ci sono, anche voi. Sono due strumenti principali che non si utilizza per la formazione e per l'aggiornamento del personale. Uno è il contratto che abbiamo insieme anche ad altre amministrazioni con la scuola di Assisi, dove molto spesso vanno i nostri responsabili. È un abbonamento che c'è, una scuola di altissimo livello e c'è una frequenza molto attiva. Poi c'è l'attività che internamente, grazie anche al lavoro del segretario che viene fatta, soprattutto il capo, dove i nostri dirigenti molto frequentemente fanno attività di approfondimento su tematiche specifiche. Quindi abbiamo anche degli strumenti che ci consentono oggi di spendere meno, perché ripeto, la scuola di Assisi, la scuola di Assisi è una scuola di altissimo livello, con dei docenti di livello nazionale, molto importante, qui, che è frequentata quasi tutti i comuni che sono intorno a noi, e i nostri responsabili vanno sempre, spesso parli di Tiziano Rogiani, Stefano Moschi, cioè vanno normalmente. Poi c'è l'attività interna che non trovi lì dentro, perché è un'attività che è fatta internamente. E anche, secondo me, tutti e due questi strumenti sono molto più qualificati che quelli tradizionali della formazione, interventi sul campo. Tra l'altro abbiamo la fortuna di avere un segretario comune con Corde che studia molto, è molto preparato, devo dire, non dico che è Algeria, ma insomma sa benissimo, che ci consente di fare. E però Assisi è veramente per noi un faro importante, perché ci sono i maggiori specialisti delle varie specializzazioni all'interno della pubblica amministrazione che coprono le nostre esigenze in modo più che adeguato, devo dire. E poi non ci sono dirigenti che fanno attività di altri, cioè noi abbiamo la struttura del comune e noi abbiamo purtroppo meno dipendenti esecutivi, anche tra gli operai, ma abbiamo un corpo di responsabili molto qualificato e ognuno fa il suo, quindi urbanistica e ambiente è la capitale, lavori pubblici Stefano Moschi, ragioneria, insomma, bilancio Tiziana Rocchigiani, polizia municipale territorio la Graffi e Francesco Parri, segreteria, commercio, eccetera. Le competenze sono specifiche, tra di loro si danno tutti una mano, perché poi è importante approfondire tutti, ma insomma, ognuno ha la sua. Non abbiamo sovrapposizioni delle responsabilità. Sono proprio gli esecutivi che devono fare vari uffici. È un lavoro pesante per la situazione che si è creata, insomma. Dunque, a pagina 32, sempre relazione di sole conti. Il revisore invita gli uffici a porre attenzione al rispetto delle scadenze delle fatture, anche se rileva il miglioramento che ci stava nell'esercizio 2017 rispetto all'anno precedente. Poi avrei due domande scritte su richiesta di risposta scritta. Allora, una come oggetto agli oneri urbanistici. Durante una riunione della consulta dell'ambiente, il sindaco disse ci sono una serie di oneri urbanistici da restituire. Si chiede una relazione del sindaco, dell'ufficio tecnico, con il dettaglio degli oneri da restituire e dei soggetti a cui devono essere restituiti, in modo tale che si possa avere un quadro più preciso del bilancio. E
casa come oggetto di deliberazione di giunta comunale numero 46 del 28 marzo 2018. In riferimento alla deliberazione in oggetto e non potendo la giunta comunale deliberare una scheda bilancio se non in caso di necessità di urgenza, si chiede dove era l'urgenza e a che cosa serve l'anticipazione di euro 1.092.400.001 prevista dall'atto in questione. Si ricorda che il Consiglio Comunale deve essere comunque informato di ogni variazione di bilancio, che è l'unico atto su cui il Consiglio Comunale ha potere, altrimenti si natura la gestione politica dell'amministrazione comunale. Senza problemi. Ricordo che è competenza della Giunta fare quello che ha fatto, quindi non è che competenza, non è che la Giunta è un organo antidemocratico, la Giunta è un organo, è il primo organo di governo del Comune, quindi siamo al sindaco, quindi sono organi di governo, non è che siamo in presenza di atti eversivi, cioè da sempre la Giunta fa variazioni di bilancio e devono essere portate come comunicazione del Consiglio Comunale, è normale, non è che sono atti diversivi sotto questo punto di vista, diciamo che è un'assoluta normalità. Per gli oneri faremo la comunicazione nel prossimo Consiglio, per dire proprio tutte queste informazioni, non ci sono problemi assolutamente. Grazie, signore, oggi queste informazioni. Può darsi il numero di ordine che è stato portato al consiglio di informazione delle partite, si può comunque vista il testo unico, questa posizione ogni anno la giunta ogni anno la giunta adotta delibere che prevedono un'anticipazione delle però non è detto che si utilizza, è una prerogativa che spetta alla giunta comunale, sta che lo prevede il testo unico, non è un caso di necessità, non ha un costo la richiesta di anticipazione. Volevo solo per quanto riguarda gli oneri di organizzazione, io stamani sono andata dalla Capitani che mi ha fatto lo schema di quello che è stato discorso, cioè che è stato restituito e quello ancora da restituire, per cui lo stesso per i 1.000 rotti e Tiziano ha dato le spiegazioni insomma, su quello che c'era. Fondazioni solitarie di tutti, non ci sono problemi. È normale, ci sono per legge in privato che io ho permesso a costruire oggi e non le realizza, ha 10 anni di tempo per chiedere la restituzione da parte dell'amministrazione. È un diritto che il cittadino ha se non fa l'intervento di trasformazione, non c'è niente diciamo di particolarmente di particolare. C'è purtroppo per motivi di economia locale, diciamo, una serie di permessi rilasciati durante alcuni anni non sono andati poi in porto e la gente prima della scadenza del 10° anno ha chiesto come nel suo diritto alla restituzione. Quindi dobbiamo procedere a restituirli, essendo soldi spesi, perché chiaramente sono stati spesi, non sono stati incassati, dobbiamo procedere, ripeto, se abbiamo delle annualità dove abbiamo più oneri incassati, anticiperemo, se no normalmente si realizza la restituzione senza interessi, chiaro, senza interessi da rispondere e a quel punto ci prendiamo il tempo per poter restituire, dopodiché chi non è d'accordo c'è la causa, c'è una tromba, hanno il diritto del cittadino che è indiscutibile da questo punto, è chiaro, se noi ci date a restituire 400.000 euro di oneri che si incassa 50.000 euro di oneri all'anno, ci sono soldi per poterli restituire tutti subito, questo è fuori in matematica la cosa, però quei soldi sono stati spesi, non è che sono stati buttati via, sono stati utilizzati per fare cose utili per l'amministrazione, chiunque l'abbia incassato e spesi, cioè non è che
non ci sono problemi di polemica da parte nostra da questo punto di vista. Cose succedono che possono potenzialmente succedere nel futuro, quella di meno facile è a casa perché si rilascia poi nel mese a costruire, ma per dire se ora Trump presenta il capannone nuovo che vuole fare o un altro privato presenta un capannone nuovo e paga gli oneri e poi chiaramente in 12 mesi si spendono e quello ha 3 anni di tempo per cominciare o per finire e non lo utilizza per titolo e poi prima o poi c'è il ritetto, insomma, però è difficile avere soldi in cassa se li incassi, insomma, questo mi sembra ci piaccia. Ci sono altri interventi, se non ce ne sono, allora ringrazio tutti, metto in votazione che a favore di chi si astiene, chi vota contro, a voto di contrario, mi dà la possibilità che a favore chi si astiene, il voto contro, approvato, chi vota a tutti l'assemblea di meno di un'ora che c'è qua di rimanere.